caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Seconda figura oggi di quell'epoca della prima metà del Novecento che ho avuto il piacere di conoscere grazie a Il segreto delle epoche di Robert Collier, che peraltro ho il piacere di curare nell'edizione italiana di Area 51 Publishing. È una figura femminile ed ha un ruolo particolare perché è una predicatrice, oltre che una celebre per l'epoca attivista nell'ambito dei diritti per le donne. Si chiama Agnes Maud Royden, è nata nel 1876 ed è morta nel 1956, non è americana ma inglese, ed è comunque appartenente a quella generazione di donne che peraltro a me affascinano molto perché sono donne davvero toste e di cui si è un po' persa traccia. Si è persa, mi pare, anche un po' questa forza che avevano queste donne nel rivendicare la propria emancipazione e altresì nel pensare e vivere la propria vita in maniera naturalmente paritaria. Mi affascina molto la figura della predicatrice e penso che sia affascinato anche a causa della retrograda, possiamo dir così, retrograda posizione cattolica in merito all'ordinamento delle donne nella gerarchia ecclesiastica. Perché una donna non può appartenere alla stessa stregua di un uomo nell'ambito non soltanto della gerarchia ecclesiastica, ma nell'ambito della predicazione, nell'ambito della divulgazione con le sue parole, con le sue immagini, con la sua sensibilità, come abbiamo visto ieri. Ecco, mi permetterò di proporre altre figure come Maud Royden, che sto scoprendo, peraltro in questo periodo, figure appartenenti a quella generazione, perché per dirla con il nostro amico Rudolf Abel, queste donne sono stoiche Musik. Stoiche Musik. Sì. Credo che Musik significhi uomo, non sono assolutamente competente in merito alla lingua russa e anzi invito, se c'è qualche russo o conoscitore della lingua russa all'ascolto, a inviarci o a scriverci nei commenti la trasposizione nel genere femminile di Stoiki Musik. Però sì, mi piacciono molto queste figure eroiche femminili. Forse il mio modello ideale è Wonder Woman. E quello che ci dice Maud Royden non è molto distante da quello che ci diceva ieri Tim Lowry, riguarda infatti ancora la fede e riguarda un'immagine della fede che mi ha molto colpito e che mi ha molto ispirato nella mia fede, nel mantenere in mente la mia fede attraverso proprio questa immagine. È un'immagine, un'analogia molto efficace da grande predicatrice d'altra parte. È l'analogia tra chi ha fede e chi nuota. Ecco cosa dice. Se stai cercando di nuotare, devi credere che il mare ti terrà a galla. Devi darti e affidarti al mare. C'è l'oceano e ci sei tu, e io ti dico, secondo la tua fede potrai nuotare. So perfettamente che non è letteralmente secondo la tua fede. Le persone che hanno davvero abbastanza fiducia per iniziare a nuotare, ma non di più, non nuoteranno molto lontano, perché la loro fiducia è così piccola e nuotano con colpi così rapidi e trattengono il respiro a tal punto che a poco collassano. Nuotano 5 o 6 o 12 o 14 bracciate, ma non arrivano molto lontano per mancanza di fiducia. Ma le persone che sanno con certezza che il mare le porterà, se fanno certe cose, nuoteranno calme, serene, felici, e non si preoccuperanno se l'acqua scorre sopra di loro. Ecco, mi piace moltissimo l'immagine della fede come di ambiente,
ambiente che ti circonda, che certamente va compreso, utilizzato, ma che comunque ti circonda. Secondo me è un'immagine molto efficace che può aiutarci ogni giorno a mantenere salda la nostra fede, a svilupparla, a fortificarla, qualunque sia la nostra fede nel linguaggio, nel pensiero della tua fede. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Stoichi Mujik.